La puntata di oggi del punto avrebbe dovuto trattare altri temi, temi che in un qualche modo mettono in relazione la montatura di quanto avvenuto in Grecia, ad esempio con Alba Dorata, sino alla nostra ridicola, se non drammatica, crisi di governo, mentre appunto il paese muore, e con tutta una serie di altri elementi per dimostrare come tutto si tiene, come tutto va come deve andare. E invece il tema di quest'oggi è diverso, visto quanto è accaduto, visto la tragedia in Sicilia, visto il ripetersi di sbarchi sulle coste siciliane, vista la disperazione di comunità e di comuni, veri e propri anche a livello istituzionale, in Sicilia, ma anche in Calabria, ma anche un pochino in tutte le nostre coste, non dimentichiamo la Puglia, non dimentichiamo altre aree, che devono in un qualche modo attrezzarsi per ricevere vere e proprie ondate enormi di immigrazioni. Non ho voluto registrare un altro video perché riproporrò un frammento relativo ad una domanda che mi fu rivolta ormai un anno fa in occasione della presentazione del libro La guerra dell'Europa, andata in onda con diretta web, diretta internet. E la domanda era proprio relativa all'immigrazione. Dalla risposta capirete che non è cambiato niente, ma non è cambiato niente in tutti gli ultimi anni, con i diversi governi, polemiche contro polemiche, legge Bossi-Fini piuttosto che quella precedente. In realtà il problema dell'immigrazione è sempre stato strumentalizzato per fare in modo che dall'immigrazione e dai flussi criminali che controllano questi sbarchi, nelle nostre coste, si possa trarre il massimo rispetto a un sistema che vuole popolazioni in schiavitù, vuole popolazioni sterminate se possibile, con un cinismo da far rabbrividire. Ora, la raccomandazione che voglio fare è quando sentirete questo video, quando vedrete la registrazione che andrà in onda fra poco, ecco, prego di astenersi i commentatori che sono già pronti a tacciarmi di razzismo. Non si tratta di razzismo, si tratta di difesa delle persone, di difesa della propria dignità, di tutte le persone che sono italiane, che hanno chiesto la cittadinanza italiana, che arrivano magari dal di fuori, ma che lavorano anche seriamente, che cercano di integrarsi. Mentre invece tutt'altra cosa sono le risorse che noi rubiamo ai paesi da cui proviene l'immigrazione, mentre tutt'altra cosa è la perdita di diritti e di dignità, da parte dei cittadini stessi rispetto ad un sistema che cerca di minare integralmente la nostra dignità di vita e la dignità della vita delle persone che vengono fatte fuggire, che è indotte a fuggire dai loro paesi. Quindi vi prego, chi ha voglia di scrivere Monia sei una razzista, lo faccia ovunque, ma non venga a commentare qui, sarebbe veramente superfluo. Per il resto vi auguro buona visione, la qualità non è ottimale, ma era una diretta video, appunto. Quello che sono importanti sono i contenuti che ripeterei oggi esattamente nella stessa misura. Non possiamo non fare i conti con il fenomeno dell'immigrazione e non possiamo evitare di riconoscere gli errori che sono stati fatti in passato, che sono, a mio avviso, fondamentalmente a due livelli diversi. Un primo, in tanti, spesso, e in certi partiti politici particolarmente, si diceva: poverini, 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 nel loro paese stanno male, che vengano qui, noi li accogliamo. E in questo modo si sono spalancate le porte ad ondate migratorie veramente molto sostenute, molto più sostenute di quanto il nostro paese non fosse in grado di accettare per un'integrazione che fosse veramente rispettosa dei diritti degli uni, gli italiani, e degli altri, quelli che arrivavano nel nostro paese. Immigrazione che tecnicamente era molto utile, perché pensiamo semplicemente al nord-est, alle zone mie, quanti imprenditori utilizzavano magari manodopera immigrata perché? Perché avevano un minore costo, c'erano meno diritti da dover garantire, ma facendo così che cosa è successo? Non ne faccio una questione solo di Nord-Est, ma generalmente. Beh, che la manodopera immigrata ha spesso fatto sì che diminuisse anche il salario, della manodopera italiana e che venissero meno tanti diritti garantiti, ad esempio, dallo Statuto dei lavoratori o tanti diritti acquisiti con anni di lotta, per cui magari c'era chi era disponibile ad andare a lavorare
più ore durante l'arco del giorno, con ritmi forsennati, cosa che invece non sarebbe dovuta avvenire. E di conseguenza abbiamo avuto un peggioramento delle condizioni di lavoro anche per gli italiani. Ovvero, il fenomeno dell'immigrazione non si presentava tale finché effettivamente erano pochi quelli che venivano, ma nel momento in cui ci sono state vere e proprie grosse ondate, beh, è diventato così importante da non poter essere ignorata. Ma fatta questa premessa, dicevo, vorrei rovesciare la prospettiva solita con la quale si affronta il problema dell'immigrazione. Un po' di mesi fa, oramai, era inizio anno, sono stato ad una conferenza internazionale. E a questa conferenza internazionale partecipavano anche sottosegretari e rappresentanti di vari paesi del mondo. E uno di questi era proprio un sottosegretario del Senegal. A proposito, insomma, nel momento al di là delle conferenze, poi c'era questo momento di socializzazione in queste grandi tavolate a pranzo e cena, e in una di queste occasioni, parlando appunto dei flussi migratori, anzi era quello il termine che utilizzavo a quel tempo, mi ha subito interrotto dicendo: "Siete dei criminali." E io ovviamente mi sono raggelata e pensavo che fosse rispetto alle condizioni in cui si ritrovano magari a lavorare molti immigrati in Italia che finiscono vittime del racket, della prostituzione, piuttosto che della droga o della criminalità. E invece lui mi fece notare questa cosa. Attraverso i media, che oramai spesso passano comunque per via satellitare anche nei nostri paesi, cioè c'è la possibilità di seguire, viene venduta l'immagine del paradiso. Cioè, l'Italia è il posto dove andare per stare bene. E molti dei nostri, ma le forze migliori, quelle che sono magari sicuramente più spregiudicate, ma anche quelle che hanno studiato maggiormente e che hanno delle entrate, dei redditi sufficienti per poterli fare i cosiddetti viaggi della disperazione, abbandonano i nostri paesi per venire da voi e per finire nelle condizioni in cui finiscono. Ma attenzione, abbandonano il nostro paese sottraendoci ricchezza, perché sono le persone più preparate, sottraendoci quella classe dirigente che potrebbe cambiare le nostre stesse condizioni di vita all'interno dei nostri paesi. E questo mi ha fatto riflettere molto, perché oggettivamente è una prospettiva che non avevo mai considerato. Cioè il fatto che l'immigrazione non solo destabilizza i paesi che la ricevono, ma effettivamente sottrae ricchezza ai paesi da cui queste persone disperate scappano. E allora, torniamo all'ottica di cui prima. Per salvaguardare tradizioni, ma allo stesso tempo per salvaguardare diritti, occupazione, per garantire pari dignità di vita, una vita dignitosa, non solo a tutti i cittadini italiani, ma anche ai cittadini degli altri paesi, quei paesi da cui partono le ondate di migrazione verso l'Italia. Se noi avessimo una nostra moneta sovrana, se noi cittadini fossimo proprietari della moneta, se il nostro Stato coniasse moneta, potrebbe benissimo dedicarsi anche a quelle attività di cooperazione che consentano a quei cittadini di poter vivere dignitosamente nei loro paesi, garantendo loro la possibilità di nutrirsi, la possibilità di sopravvivere e in un qualche modo, insomma, poter condurre una vita dignitosa e magari anche di poter portare qualche cambiamento politico e democratico di cui c'è necessità in certi paesi. Quindi comincerei a guardare il fenomeno di immigrazione non solo nell'ottica della tenuta, della salvaguardia del patrimonio culturale europeo, che non credo venga meno comunque per questo, ma sicuramente in un'ottica di pari dignità dell'esistenza per i cittadini italiani e per i cittadini di tutti i paesi del mondo.